Dal centro storico di Napoli ci spostiamo verso il quartiere collinare del Vomero per tratteggiare un altro fenomeno che purtroppo continua a farsi sentire. Pensavamo in realtà di averlo dimenticato, ma ci sono ancora dei bidoni stracolmi che vengono così recuperati a singhiozzo e ci sono ancora strade che sono accompagnate da tanti rifiuti in strada. Parliamo di un'emergenza, purtroppo si sente, e lo facciamo in diretta WhatsApp con Gennaro Capodanno, che è presidente del Comitato Valori Collinari e che andiamo ad ascoltare insieme. Buon pomeriggio, presidente. Buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori e telespettatori. Allora, intanto ci arrivano tante segnalazioni, non ultima quella di oggi, riguarda una presenza costante, incessante, soprattutto dei rifiuti nella parte centrale del quartiere del Vomero. Parliamo della zona del centro, via Scarlatti e le strade adiacenti. Le chiedo intanto, esiste questa emergenza? Fino a che punto la riscontra materialmente sul territorio? Ma guardi, la situazione dei rifiuti al Vomero e all'Arenella, perché io comprendo tutta la Municipalità 5, rimane critica e purtroppo rischia di peggiorare nel periodo natalizio. Il tutto aggravato dal fatto che non è decollata la proposta, anzi veramente l'iniziativa del Comune di Napoli di eliminare le campane per la fine dell'anno, proposta che fu fatta a giugno, per sostituirle con ulteriori bidoncini. Ogni fabbricato avrebbe avuto 5 bidoncini a disposizione, si sarebbero incrementati anche i mezzi e sarebbero scomparse le campane. Dico questo perché la presenza delle campane costituisce un grosso problema, dal momento che vengono per lo più utilizzate una volta che sono piene, non vengono svuotate per tempo, quasi come mini discariche.